Buonasera, benvenuti e benvenuti al TG6. Apriamo questa edizione con la politica. Infatti domani e dopodomani ci saranno le elezioni per il referendum che riguarda il taglio dei parlamentari, ma anche per le amministrative. I cittadini di Chieti, Avezzano, Celano, Guardia Grele e molti altri comuni in Abruzzo saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco, oppure no, visto che, ricordo, votare non è obbligatorio. Il servizio è di Paolo Renzetti. Anche in Abruzzo è partito il conto alla rovescia per l'apertura delle urne per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Gli elettori saranno chiamati ad approvare o respingere le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvate in via definitiva dalla Camera nell'ottobre 2019. Con la vittoria del sì si avrà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 elettivi al Senato. Se dovessero prevalere no, la riforma sarebbe bocciata. Non è previsto un quorum di partecipanti perché il referendum sia valido. Chi vuole approvare il taglio deve votare sì, chi intende bocciarlo deve scegliere il no. Tornando alle importanti attese elezioni comunali, le sfide più significative sono quelle per numero di elettori che riguardano Chieti ed Avezzano. Chieti, con 54.000 abitanti, anche l'unico comune capoluogo di provincia, poi segue Avezzano con oltre 40.000 residenti. Sono questi gli unici due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio per il 4 e 5 ottobre. Si tratta di due sfide che, alla luce delle polemiche degli ultimi mesi, soprattutto nel centrodestra, risulteranno decisive per i futuri equilibri nella maggioranza in Regione Abruzzo. Insomma, due consultazioni che vanno ad assumere una valenza nazionale con riflessi che potrebbero arrivare fino a Roma. A Chieti, dove il sindaco di centrodestra uscente Umberto Di Primio non ricandidato, sono cinque gli aspiranti primi cittadini: l'ex parlamentare ed ex consigliere regionale, ora in forza la Lega, Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra e sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, UDC, Idea Abruzzo, Giustizia Sociale, Popolo della Famiglia, Cambiamo Chieti. C'è poi il medico Bruno Diorio, alla sua prima esperienza politica, sostenuto da Forza Chieti, che fa riferimento all'assessore regionale di Forza Italia Mauro Febbo e ai consiglieri forzisti uscenti. Era mesi fa autosospeso da Forza Italia, che invece ufficialmente sostiene il candidato Di Stefano. Ad appoggiare Diorio anche Chieti Viva, lista capitanata dal renziano Alessandro Marzoli, Azione Democratica, lista composta dai dissidenti del PD e la sua lista. Nel centro-sinistra, che proverà ad espugnare una storica roccaforte del centrodestra, il candidato e il medico e consigliere di minoranza uscente Diego Ferrara. Appoggiato dal Partito Democratico e dalle liste Chieti per Chieti, sinistra con Diego Sindaco e Ferrara Sindaco. In corsa anche Paolo De Cesare, imprenditore teatino e presidente dell'Ance Giovani di Chieti, sostenuto dalle liste Chi ama Chieti, La Teatinità, Chietice e Azione Politica. Della partita sarà anche nel capoluogo teatino il Movimento 5 Stelle, che non ha voluto apparentarsi con il PD alleato di governo e che schiera Luca Micone, quarantenne impiegato di banca. Ad Avezzano si torna al voto dopo il commissariamento arrivato a seguito della prematura caduta del sindaco di centrodestra Gabriele De Angelis. In corsa nella città marsicana c'è il segretario provinciale della Lega, imprenditore Tiziano Genovesi, appoggiato dalla Lega stessa, Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo il Futuro. Forza Italia presenta invece la docente, presidente dell'ACIAM, Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da quattro liste. Forza Italia, siamo Avezzano, io ci sono per Avezzano e Avezzano domani. A candidarsi con una proposta civica che guarda sia a destra che a sinistra, e poi l'ex sindaco di centro-sinistra Gianni Di Pangrazio, alla guida della città di Avezzano dal 2012 al 2017 e fratello dell'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Gianni Di Pangrazio sarà sostenuto da ben otto liste. Anche l'ex consigliere comunale nella maggioranza di Di Pangrazio e poi all'opposizione Mario Babbo, avvocato di professione, tenta la scalata di palazzo alla guida di ben sei liste, prima delle quali quella del Partito Democratico, oltre alla renziana Avezzano Viva e a quattro liste civiche. In campo per il centrodestra anche Antonio Del Boccio, ex componente di Fratelli d'Italia, ufficiale della Polizia Provinciale e che corre con liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano.
Infine in corsa il professore precario Nicola Stornelli, che guiderà la lista Avezzano Bene Comune, ispirata a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Terza città in ordine di importanza in base alla popolazione residente è poi Celano, con 10.000 abitanti, e dove a ricandidarsi il sindaco uscente Settimio Santilli di Fratelli d'Italia, a capo della lista civica di centrodestra, una città da mare. Se la dovrà vedere con Gesualdo Rannalletta, imprenditore, e alla testa di una coalizione civica per Celano, che sarà appoggiata anche dal centro-sinistra e anche da alcuni esponenti dissidenti della Lega. Spostandoci in provincia di Chieti, la sfida più pesante è quella di Guardia Grele. Sarà una corsa a tre tra il primo cittadino in carica Simone Dal Pozzo, avvocato di 46 anni di area centrosinistra, Donatello Di Prinzio, geometra di 52 anni, consigliere comunale di area centrodestra, e Gianna Di Crescenzo con la lista Guardia Grele per tutti. In provincia di Teramo, sfida più attesa quella di Montorio Alvomano, oltre 8.000 abitanti. Si torna al voto dopo la caduta del sindaco di area centrodestra Ennio Facciolini. A candidarsi è Eleonora Magno, con Montorio Guardavanti, appoggiata dal Partito Democratico, dal Partito Socialista e dei Progressisti. C'è poi la civica di impegno comune dell'ex sindaco Alessandro Di Giambattista e infine la civica un'altra Montorio dell'assessore della Regione Lombardia di Forza Italia Fabio Altitonante, che ha deciso di essere della partita nel suo paese di origine. E ora la cronaca. La Cassazione ha rinviato alla Corte d'Appello di Perugia la condanna a 30 anni di carcere per Davide Troilo, ex fidanzato di Jennifer Sterlecchini, la donna uccisa a coltellate nel 2016 al culmine di una lite. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e ora i familiari di Jennifer tornano a chiedere giustizia per la 26enne pescarese. Alfredo Primante. Quella dell'omicidio di Jennifer Sterlecchini è una vicenda che sembra destinata a non chiudersi mai. Ieri, infatti, è stato aperto un altro capitolo della vicenda giudiziaria relativa all'omicidio della 26enne pescarese uccisa con 17 coltellate la mattina del 2 dicembre del 2016 dal suo ex fidanzato Davide Troilo, ascensorista pescarese di 36 anni. La prima sezione penale della Cassazione, infatti, ieri ha annullato con rinvio, in relazione all'aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico dell'omicida. I giudici romani hanno annullato la sentenza rinviando il caso innanzi la Corte d'Appello di Perugia. Il PG Mario Pinelli aveva invece chiesto la conferma della pena. L'assassino di Jennifer, il 24 gennaio del 2018, era stato condannato con rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare Nicola Colantonio a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Condanna poi confermata il 14 marzo del 2019 dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Nel ricorso la difesa ha posto all'attenzione della Suprema Corte tre questioni, ossia l'insussistenza dell'aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere di Troilo. In particolare l'avvocato De Marco, nel suo ricorso, ha puntato l'attenzione sull'insussistenza giuridica dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che nella sentenza il GUP ha cambiato il fatto storico a fondamento dell'aggravante. Nell'imputazione infatti si contesta a Troilo di aver ucciso Jennifer Sterlecchini per non aver sopportato la fine della loro relazione sentimentale, mentre nella sentenza il movente viene individuato nella mancata restituzione di un tablet. Dunque, la modifica del movente, secondo l'avvocato, avrebbe portato alla violazione del diritto di difesa sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. I familiari di Jennifer Sterlecchini sperano nella riconferma della condanna e dichiarano di aspettarsi semplicemente giustizia. Ora non resta che attendere la decisione della Corte d'Appello di Perugia. Chiude l'ipermercato Shan in zona aeroporto a Pescara in vista di una nuova apertura. Alcuni ormai ex lavoratori hanno manifestato con i rappresentanti della CGIL nei pressi del centro commerciale perché rimasti al momento senza lavoro e dunque preoccupati per il loro futuro. Questa è un'avvertenza che riguarda non solo lo Shan di Pescara ma anche quello di Cepagatti. Vediamo il servizio. Cipollini, in pochi minuti vogliamo spiegare la genesi di questo supermercato, di questo centro commerciale e cosa accade da quest'oggi, da questo pomeriggio?
Beh, oggi, come dire, si conclude un percorso che è iniziato un anno fa, quando Oshan ha lasciato l'Italia e la società è stata in qualche modo acquisita dal gruppo Conad. Conad sta facendo dei passaggi per far transitare i negozi o nella propria rete o presso dei partner. In questo caso i due ipermercati, quello di Pescara Aeroporto e quello di Cepagatti, passano alla società Maiora, che lavora con un marchio che è quello d'Espar. Le metrature si riducono in maniera importante e c'è una riduzione anche del personale. Tutti i lavoratori hanno diritto intanto a subentrare nel nuovo gestore e poi discutere di quelle che sono eventuali persone in più, esuberi, di gestire con ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera. Invece Maiora ha deciso di prendere soltanto le persone che ritiene essere necessarie. Quindi oggi, che c'è il momento in cui si abbassa la serranda, in questo momento si sta abbassando per l'ultimo giorno e per l'ultima volta la serranda di Oshan, stanno nello stesso momento comunicando ai lavoratori chi sta dentro e chi sta fuori, esattamente come in un talent show in cui ti dicono per noi è un sì e per noi è un no. E questa cosa non è giusta, perché la scelta viene fatta in maniera discriminatoria dalle aziende e quindi noi le stiamo contestando e continueremo a contestare. E le motivazioni per cui sono stata licenziata, perché è inutile che parliamo di esuberi, non le conosco. Sono un part time a 19 ore e quindi loro hanno fatto una cernita. In base a quali criteri non li sappiamo, non li conosciamo, e io sono una delle 30. Non abbiamo una logica per cui siamo stati scelti alcune persone e altre no. La mia stessa situazione è che non ho mutui, non ho figli a carico, ce l'abbiamo in tante, perché lei sì e io no. Cioè, semplicemente una domanda, avere un chiarimento, una risposta. Questo è quello che chiedevamo all'azienda. Abbiamo svolto il nostro lavoro sempre in maniera positiva, non abbiamo mai ricevuto lettere di richiamo, contestazioni. Stamattina ho ricevuto la telefonata, stai fuori. La mia telefonata è stata: Angela, stai fuori da Maiora. Questo dopo 22 anni. Basta. Coronavirus, quest'oggi non è stato pubblicato il consueto bollettino dell'assessorato regionale alla sanità che ci informa sull'andamento dei contagi. Ciò che sappiamo è che oggi in Abruzzo sono 28 i tamponi positivi al Covid, i dati dei laboratori però non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 28 nuovi casi. Nel conteggio infatti potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti. Andiamo avanti, perché a proposito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l'attenzione è tutta sulla riapertura delle scuole. A poche ore dall'inizio dell'anno scolastico assume grande importanza la figura del pediatra nella gestione dell'emergenza Covid. Vediamo perché. Dottor Lombardi, qual è la figura, l'importanza del pediatra in questo momento, in questo periodo di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19? Il pediatra in questo momento ha un ruolo molto importante, mi riferisco principalmente al pediatra di libera scelta, che avrà il compito, il peso di supportare tutte situazioni diverse che sono legate a questa nuova epoca, questa dell'infezione da Covid-19. Dobbiamo pensare anche ai pediatri ospedalieri, che naturalmente devono accogliere un numero elevato di bambini che mi auguro non sia così elevato come è successo nel periodo del lockdown, perché intasare poi pronto soccorsi pediatrici significa creare anche situazioni di disturbo all'assistenza, e quindi nei pronto soccorsi conviene recarsi solo in caso di necessità reale, magari concordata, meglio ancora col pediatra di libera scelta o col medico di medicina generale. Il ruolo del pediatra nel rapporto con la famiglia è sempre stato importante, in questo momento sarà ancora più importante. Immaginiamo una bambina che la mattina si sveglia con 37,5 di temperatura, 37,6, 37,7, comunque una febbre non alta e un pochino di mal di testa. In condizioni di normalità le mamme, i padri anche ovviamente, sono edotti e sanno cosa devono fare, quanto possono temporeggiare, quali sono le goccine nel naso che devono mettere, quanto paracetamolo devono dare. In queste situazioni, ma direi che è anche raccomandabile che si rivolgano al pediatra, ma il pediatra darà inizialmente dei consigli su come gestire questa situazione e dovrà ovviamente sorvegliare sulla
situazione familiare di questo bambino, e chi più del pediatra di libera scelta conosce la situazione familiare di quel bambino, perché immaginate se a casa di questa bambina c'è una nonna cardiopatica, chiaramente i tamponi dovrebbero essere fatti e dovranno essere fatti sicuramente in modo mirato, magari facendo riferimento non solo a un sintomo, magari a un gruppetto di sintomi, però sicuramente se ne faranno di più di quello che ci si attende. Mi riferisco a questo punto a quanto dice la Federazione Italiana Medici Pediatri e a quanto dice Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, e cioè che il punto debole di questa situazione sarà proprio quello di poter avere dei tamponi in tempi celeri. E quindi il problema sarà quello di avere un numero di tamponi adeguati ed averli non in 5 giorni, ma possibilmente, non dico 4 ore come si può creare negli ospedali, si può ottenere negli ospedali, ma almeno entro le 24 ore, perché dietro ogni decisione poi del pediatra, che è sovrano nelle sue decisioni in questo caso, dietro le sue decisioni naturalmente c'è l'attesa della famiglia, c'è tutta una situazione scolastica dietro. Siamo preoccupati del fatto che si è pensato molto, e purtroppo non del tutto, si è fatto sicuramente il possibile per quanto riguarda i banchi, per quanto riguarda la preparazione, però credo che il vulnus, il problema principale, sia legato, ribadisco, legato ai tamponi, perché se il pediatra non ha a disposizione il tampone e non lo ha in tempi brevissimi, chiaramente rallenta un percorso assistenziale che poi va a sfociare nel Dipartimento di prevenzione, e se lì non c'è uno sbocco rapido, purtroppo tutte le altre misure che devono essere prese possono essere prese in ritardo. E a proposito di scuola, ripartenza in sicurezza è l'insegna sicuramente dell'ottimismo al comprensivo 1 Ugo Foscolo di Pescara. Dopo un'estate di lavori, infatti, ora si aspetta solamente il suono della prima campanella. Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico, siamo con la dottoressa Teresa Scione, dirigente scolastico del comprensivo 1 di Pescara. Pochi giorni al suono della prima campanella, ma tante settimane, tanti mesi di lavoro per arrivare alla riapertura. Sì, ci è voluto tanto lavoro, perché le disposizioni per prevenire il contagio da Covid si sono succedute durante tutta l'estate, quindi noi siamo dovuti andare dietro a queste disposizioni per organizzarci di volta in volta. È stato un lavoro, diciamo, un lavoro a tappe, che però abbiamo fatto con la massima, come dire, il massimo impegno, e direi anche con la massima passione da parte di un folto numero di docenti che hanno contribuito a predisporre tutte le condizioni affinché i bambini possano tranquillamente e serenamente rientrare a scuola e ripartire con l'attività didattica in presenza. In effetti noi abbiamo già iniziato, perché dai primi di settembre i bambini che avevano riportato delle insufficienze già stanno venendo a scuola, e questi primi giorni ci lasciano ben sperare, perché dobbiamo dire che i bambini hanno, sembra che questi bimbi abbiano interiorizzato, compreso il senso e il significato delle regole, che potrebbero sembrare dei divieti, ma hanno capito che non si tratta di divieti, ma si tratta di misure volte a garantire la loro salute, la loro e la nostra salute, la salute dei genitori. E quindi i bambini fino adesso sono rispettosi, portano le mascherine, si muovono seguendo la segnaletica e quindi rispettano, diciamo, il distanziamento sociale e tutte le misure anti-Covid. Si chiama Divino Expo, la fiera del vino made in Abruzzo, si terrà a Chieti il 14 e 15 di novembre. La fiera del vino arriva a Chieti, si chiama Divino Expo e si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre all'Ex Foro Boario. Metterà in mostra prodotti esclusivamente abruzzesi. L'Abruzzo infatti conta 18.000 aziende che ogni anno producono circa 4 milioni e mezzo di quintali di uva e 3 milioni di ettolitri di vino, declinato in svariate qualità dal Trebbiano al Passerina, dal Montepulciano al Cerasuolo. È un salone del vino e del territorio, quindi il sottotitolo che abbiamo dato è proprio questo.
perché vogliamo creare un polo nel centro-sud Italia che dia un maggiore valore alla visibilità dei vini abruzzesi, perché dal punto di vista qualitativo i vini abruzzesi sono sicuramente tra i migliori e non hanno nulla da invidiare al resto d'Italia o del mondo, anche come tecniche produttive siamo all'avanguardia, però quello che è mancato in questi anni è stato proprio la comunicazione, cioè il dare valore al prodotto che si crea. La manifestazione avrà due tavoli tematici, il primo, quello del sabato, sarà tutto al femminile, riguarderà il ruolo della donna nella filiera vitivinicola, settore questo ben lungi dall'essere di competenza esclusivamente maschile. Il settore del vino è sempre più rosa, che non significa che beviamo il vino rosa, assolutamente no. È rosa perché la fruizione del mondo del vino al femminile viaggia attraverso canali che non sono esclusivamente da ricondurre alla beva. E le donne desiderano narrazione, storytelling, vogliono il contatto diretto con il produttore, vogliono scoprire anche tutte le realtà associate al vino. Quindi in questo senso, attraverso un discorso improntato al femminile, si riesce a scoprire un universo, un mondo in cui la formazione trova uno spazio e sicuramente il racconto del territorio diventa una leva in più da inseguire. Al secondo tavolo, quello della domenica, si parlerà di economia con un professore dell'Università Bocconi di Milano. Il vino infatti può rappresentare un volano per la ripartenza durante questo periodo di crisi. Anche le aziende, i produttori vinicoli stanno soffrendo, bisogna comunque fare qualcosa per rilanciare questo prodotto, ma soprattutto per rilanciare anche la visibilità e il valore, il valore intrinseco che si dà al prodotto. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Proprio in questo momento si sta disputando il triangolare tra Pescara, Pineto e Vastese. Allora andiamo in diretta a Pineto, dove si sta giocando, dove per noi è collegato telefonicamente Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Giuseppe, si sta giocando la seconda gara del triangolare a Pineto, in campo ci sono Pescara e Vastese, punteggio parziale di 0-0 al 18esimo, la prima gara andata agli archivi, la vinta il Pescara 1-0 sul Pineto, gol partita segnato al 27esimo da Alessio Riccardi, il giovane scuola Roma che è arrivato proprio ieri a Pescara e ieri si è aggregato al gruppo, ha sostenuto la prima seduta di allenamento, subito mandato in campo da Massimo Oddo in questo triangolare, ha fatto subito centro con un bel sinistro da corta distanza. Riccardi che si era messo in evidenza anche con un tiro al secondo minuto, nelle immagini che scorrono potrete apprezzare proprio il gol segnato da Riccardi, ma occhio perché il Pescara ha fatto diversi passi indietro rispetto all'amichevole contro la Ternana, squadra impacciata con le gambe pesanti, manovra poco fluida. Il Pineto invece ha fatto un figurone perché ha giocato molto bene la squadra di Amaulo che ha più volte sfiorato la marcatura, lo ha fatto sul 0-0 con i difensori Nicolao e Pepe, lo ha fatto dopo il gol di Riccardi con un palo colpito da Paoli che vedrete anche negli highlights. Pescara che è sceso in campo nella gara contro il Pineto con Del Favero, Ndudi, Scognamiglio, Valdifiori, Galano e Masciangelo, Ventola, Riccardi, Omeonga, Seterre e Diambo. In questa seconda partita contro la Vastese, tre i cambi effettuati dal tecnico Oddo, in porta c'è Radaelli, in attacco c'è Di Grazia al posto di Riccardi e poi a centrocampo Busellato ha preso il posto di Diambo. Vastese in campo in questo secondo match del triangolare con Di Rienzo, Pollace, Gentile, Cardinale, Di Filippo e Altobelli, Di Prisco, Obodo, Sorgente, Logoluso e Calabrese. Anche in questa seconda gara il Pescara sta denotando qualche linea in fase di costruzione del gioco, ma abbiamo detto sono gambe piuttosto imballate, tuttavia bisognerà fare qualcosa in più in vista della prossima settimana quando il Pescara debutterà in campionato sabato prossimo, la prima di campionato contro il Chievo Verona, gara che si giocherà alle ore
14, mentre in questo momento vediamo il gol del vantaggio del Pescara contro l'Anastese. Rete molto bella realizzata da Drudi in rovesciata su corta respinta dell'estremo di Rientro. C'è stata un'azione molto rapida sulla destra da parte di Galano, il suo cross basso smanacciato da Di Rienzo, poi corta respinta anche di un altro difensore della Bastese, Drudi, che si trovava in posizione avanzata, si è prodotto in questa rovesciata che ha dunque sbloccato il risultato anche in questa seconda partita. Il gol che arriva al 21esimo di questo Pescara Bastese, la firma dunque è di Mirko Drudi. Se non ci sono domande, Giuseppe, io restituisco la linea allo studio. Grazie ad Andrea Costantini per questo resoconto del triangolare in corso e anche per averci raccontato in diretta il gol del Pescara segnato da Drudi. Ovviamente nel corso della prossima edizione del TG6, quella delle 23, avremo i risultati definitivi. E da un test all'altro in vista della ripartenza dei campionati, sconfitta per 2-1 per il Teramo questa mattina nell'ultimo test prima degli impegni ufficiali contro la Fermana. Vantaggio in avvio della formazione di Paci con Costa Ferreira, pareggio di Cognigni e gol vittoria di Cremona nel finale. In questi minuti intanto Cristini sta firmando il contratto con la San Benettese, mentre a fine gara il tecnico biancorosso Paci ha fatto il punto sulla crescita della sua formazione, ha parlato anche di mercato. Vediamo il servizio. Forse per la primissima volta sono molto contento della squadra. Nel primo tempo ho visto bellissime cose, anche a tratti del secondo, e quindi sono molto contento. Fisicamente stiamo arrivando, la fase non possa essere buona, le transizioni uguali, insomma sono contento di quello che è successo il primo tempo. Dovremo tenere poi la condizione fisica e mentale per tutto l'arco della partita, questo è indubbio, però ho avuto indicazioni più che positive. A livello dei risultati do un bilancio negativo, ma ci sta per come siamo partiti, per le difficoltà, perché poi alla fine le partite, a parte quella col Napoli, ce le siamo giocate tutte e ogni risultato va valutato, no? Tipo quello di oggi in cui abbiamo subito solo due palle inattive e abbiamo preso due gol, o come quello con la primavera alla Roma in cui abbiamo preso tre pali e quindi i risultati lasciano il tempo che trovano, però a livello dei risultati naturalmente non possiamo essere contenti. Io quello che guardo è il processo della squadra, il miglioramento, e oggi inizio a vedere una squadra che gioca, inizio a vedere una squadra che sa quello che bisogna fare in campo per quello che chiedo io, quindi sono molto contento. Il processo è partito, ci vorrà tempo, ripeto sempre quello, quando arriva un allenatore nuovo non è facile cambiare il volto di una squadra, ci vuole tempo, però credo che già a 3 settimane e mezzo, quasi 4, inizio a vedere dei bei progressi. Non credo che esisterà mai una partita che non vorremmo vincere. Naturalmente ci lavoriamo quotidianamente per questo, stiamo affrontando delle difficoltà legate al mercato e la mia difficoltà più grande è tenere i giocatori, tenerli alto il livello di entusiasmo, perché come un giocatore perde l'entusiasmo poi non è facile per me, quindi la difficoltà maggiore è quella, ma che poi è quel tipo di entusiasmo che serve per vincere le partite, e per questo non c'è una partita in cui, anche col Piacenza, in cui andremo là per non fare risultato, si va là per vincere. Ma il mercato, sì, Cristini verrà ufficializzato a breve, quindi probabilmente è in uscita, quindi noi perderemo Cristini e poi non so quello che succederà durante il mercato, forse perderemo qualcun altro. E quindi sto cercando soluzioni, ma De Kite per noi è un giocatore importante, un valore aggiunto, deve diventare, è un processo, deve rimanere concentrato, non è facile per lui, però sono sicuro che col lavoro riuscirà a crescere, di questo non ho nessun dubbio. Penso che il 4-2-3-1 si dica a questa squadra, pochi giocatori vengono messi, vengono un po' sacrificati, ma i giocatori sacrificati per caratteristiche comunque anche oggi ho avuto delle risposte positive, quindi sì, continueremo a lavorare sulla difesa a 4 sicuro, poi la posizione del tre quarti
alzarlo sopra i mediani o abbassarlo sotto i mediani dipende anche da partite in corso, dipende da mille situazioni, ma ad oggi, per come ha risposto oggi la squadra al primo tempo, in cui abbiamo tenuto sempre la fermata nella loro metà campo, abbiamo costruito, fatto gol, avuto palle gol, una squadra che a me è piaciuta tantissimo. Adesso bisognerà avere la tenuta fisica e mentale per portare a casa i risultati, no? Cerchiamo di fare un passo alla volta. Non è facilissimo per me, ripeto, perché la questione del mercato è un elemento di disturbo. Sto cercando di fare il massimo con una squadra che a me piace tantissimo, con giocatori, ragazzi eccezionali, e cerco di fare il massimo, insomma, per avere questo processo immediato che ci porta a vincere le partite. Sorteggiati i calendari di Serie D nel primo pomeriggio, domenica 26 settembre, alla prima giornata è subito il derby tra Pineto e Notaresco, in casa Giulianova invece contro il Vasto Girardi, trasferte laziali per la Vastese, Rieti e la debuttante Castelnuovo a Fiuggi. Un derby alla prima giornata, due alla seconda. Parte decisamente forte in chiave abruzzese il girone F di Serie D, che presenterà due turni infrasettimanali a dicembre, uno a gennaio, una sosta a metà marzo per il torneo di Viareggio ed un turno pasquale che anziché nel weekend si giocherà di giovedì. Chiusura del torneo prevista per il 16 maggio 2021. Oggi sorteggiati dunque i calendari di Serie D. L'avvio il 26 settembre con fischio d'inizio alle ore 15. Subito Pineto Notaresco. Confronto tra le due abruzzesi che sulla carta mirano ad un campionato ambizioso e sfida che ha il sapore della rivincita per il tecnico del Notaresco Massimo Epifani, che lo scorso anno guidò il Pineto nelle prime sei giornate di campionato per poi essere esonerato, guarda caso, dopo un Notaresco-Pineto giocato però al Savini. Derby con tanti ex contro e che regalerà subito spettacolo. Per la matricola Castelnuovo debutto sul campo del Fiuggi, che lo scorso anno spesso è risultato ostico per le nostre rappresentanti, squadra rimasta in mano a incocciati e ulteriormente rafforzata. Prima al Fadini e non poteva essere altrimenti per il Giulianova, che vede riunita la coppia dei fratelli Del Grosso con Federico allenatore e Cristiano Chioccia in campo. Per i giallorossi, in buona parte rinnovati e che hanno l'obiettivo salvezza, ci saranno i molisani del Vasto Girardi. Quindi la Vastese, che si esibirà in trasferta contro la retrocessa Rieti, che è ancora un cantiere aperto, non facilmente decifrabile, come cantiere è la stessa Vastese. Seconda giornata, come detto, con due derby, Castelnuovo Pineto e Vastese Giulianova, Notaresco in casa con il Rieti. Terza giornata senza derby, Aprilia Castelnuovo, Fiuggi Vastese, Agnonese Notaresco, Pineto Vasto Girardi e Giulianova Recanatese. Alla quinta giornata, 25 di ottobre, scatterà l'orario invernale delle 14.30. Il 28 marzo, decima di ritorno, si tornerà alle ore 15. Le ultime due di campionato a maggio si giocheranno alle ore 16. Il 2 e il 23 dicembre si giocherà di mercoledì. Dopo il 23, sosta natalizia e ripresa sempre infrasettimanale nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio, con la penultima di andata. La giornata pasquale, undicesima di ritorno, si disputerà giovedì 1 aprile. E termina qui questa edizione del TG6. Tutti quanti i servizi che avete visto potete recuperarli su YouTube o sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23. Grazie e buona serata.